Ciao a tutti, eccoci pronti per una nuova ricetta. Oggi parliamo di uno scrub delicato levigante per la pelle del nostro viso. Lo scrub è un rinnovatore proprio della pelle del nostro viso e serve per mantenerla sempre bella luminosa. Lo scrub va effettuato una volta alla settimana, va applicato, massaggiato con cura, evitando il contorno occhi che è più delicato, e poi sciacquato con abbondante acqua tiepida. Lo scrub è importante perché? Perché la nostra pelle si rinnova naturalmente ogni 28 giorni, però la nostra pelle perde le cellule morte in maniera impercettibile anche tutti i giorni. Ora cosa succede? Che questo processo di desquamazione naturale si rallenta con l'invecchiamento e quindi è necessario mantenere proprio vivace questo rinnovamento cellulare per mantenere anche la luminosità e l'aspetto sano e compatto della nostra pelle. Quindi noi con uno scrub facciamo una sfoliazione meccanica, attraverso proprio questo massaggio, questa sfoliazione, eliminiamo le cellule morte. Gli ingredienti di questo scrub sono le mandorle, l'olio di riso e l'olio essenziale di lavanda. Le mandorle sono quelle bianche, utilizziamo quelle bianche senza pelle e sono importanti perché sfogliano in maniera molto delicata anche le pelli più sensibili. La mandorla tritata ha una componente oleosa molto elevata e ha una caratteristica lenitiva sulla pelle, quindi va a riequilibrare lo stress a cui la pelle è sottoposta durante la frizione meccanica, con un'attività lenitiva e disarrossante. L'olio di riso è un olio ricco di vitamine E, ha proprietà antiossidanti, elasticizzanti, lenitive ed emollienti, mentre l'olio essenziale di lavanda ha proprietà sedative, antiarrossamento e sono molto spiccate. Inoltre è anche un ottimo cicatrizzante e un antisettico. Il composto deve essere morbido, ma non troppo liquido, altrimenti rischia di colare, diciamo, dal viso. Eccoci, questi sono gli ingredienti che utilizzeremo per preparare il nostro scrub. Come vi dicevo, un cucchiaio di mandorle tritate, olio di riso, quanto basta prendere il composto morbido ma non troppo liquido, altrimenti, come abbiamo detto, poi ci colerebbe dal viso, e 2 gocce di olio essenziale di lavanda. Ecco, qui vedete ci sono le mandorle tritate. Io avevo avuto un po' un problemino oggi perché il tritatutto, mentre ero lì che tritavo, mi si è rotto. Quindi ho dovuto fare come faceva mia nonna, utilizzando il tagliere e la mezzaluna. Comunque, insomma, sono venute abbastanza bene. Allora, noi cominciamo ad aggiungere un po' di olio di riso. Vedete, come abbiamo detto prima, il composto deve essere morbido, applicabile, ma non troppo liquido, altrimenti cola, rischia di colare dal viso. Ecco, questa è la giusta consistenza. Vedete, riusciamo in questo modo a spalmarlo. Aggiungiamo ancora proprio un goccino, goccino. Ecco. Riusciamo a spalmarlo senza che coli, a frizionarlo. Aggiungiamo 2 gocce di olio essenziale di lavanda. Il nostro scrub è pronto per essere utilizzato. Ecco, sicuramente voi col tritatutto riuscirete a farle ancora un pochino più sottili le mandorle. Ecco, io purtroppo con la mezzaluna ho fatto quello che sono riuscita a fare. Ecco qua, il nostro scrub è pronto per essere utilizzato e per rendere luminosissima la nostra pelle. Bene ragazze, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatemi sapere se preparate questo scrub, come vi trovate. Mettete un bel like e poi iscrivetevi al mio canale su YouTube per essere sempre informati di tutte le ricette che verranno pubblicate. E ci vediamo presto con una nuova ricettina. Ciao ciao!